Il risultato del centrodestra alle amministrative di giugno in Italia, ma anche in provincia di Ragusa, dove è mancato forse l'apporto necessario di leader nazionali, a differenza di quanto avvenuto invece per il centro-sinistra. L'onorevole Giorgio Assenza, deputato regionale del PDL, ospite di eventi quotidiani, ha tracciato un bilancio del responso delle urne e indicato il percorso da cui ripartire. Io sono contento a metà, perché sono felice, dico felice, che abbia vinto a ballottaggio l'ingegnere Piccitto a Ragusa, perché a Ragusa si è assistito ad un tentativo di riunire il tutto e tutti, anche l'inconciliabile, purché si potessero mantenere determinate reti di potere anche trasversali. I ragusani hanno detto chiaramente no. Qualcosa di simile è anche avvenuto a Modica. Su Comiso che dire? Su Comiso si è realizzato invece l'opposto, perché poi al ballottaggio abbiamo visto che accanto al candidato del centro-sinistra sono confluito ex candidato a sindaco del PDL di 10 anni fa, l'ex segretario del MSI, no, di Alleanza Nazionale di 15 anni fa, il presidente regionale del Partito Repubblicano, che sarà presidente magari di un partito che è ridotto alla sua famiglia, ma insomma si è riunito tutto il contrario di tutto e quindi un ingiugio mostruoso veramente. A Comiso ci sono state due liste civiche oltre a quella del PDL. Noi stiamo partendo non cercando di assorbire le liste civiche, ma anzi partendo da quelle liste per creare una rete trasversale aperta anche agli altri, per elaborare un progetto politico da oggi, perché gli errori del passato nel centrodestra sono stati proprio questi: riunirsi nel momento elettorale, fare una grande campagna elettorale che in alcuni casi è positiva, in altri come questa volta non si conclude positivamente, e poi tutte a mare. Questa volta non è così e non deve essere così. Già questa settimana ci siamo riuniti due volte, stasera ci sarà un comizio di ringraziamento, ci sarà poi una festicciola al comitato e poi si aprirà una nuova sede, non più del PDL ma di tutti questi movimenti, e si ricomincerà a parlare. Io intendo fare una manifestazione provinciale intitolata Ripensiamo al centrodestra, perché è chiaro che così non potrà andare.